Caro Babbo Natale, sono Martina e come ogni anno ti scrivo per parlarti di ciò che vorrei trovare quest'anno sotto l'albero di Natale. Prima di tutto ci tengo a precisare che spero proprio di essere nella tua lista dei buoni. Oddio, di certo durante questo 2016 non sono stata perfetta, ma spero comunque che i miei difetti non cancellino ciò che di buono ho cercato di realizzare quest'anno. Ho lavorato sodo nel mio negozio e devo dire che è stato un anno difficile. Ci sono stati periodi in cui l'ho amato ed altri invece in cui avrei preferito lasciare tutto e smettere di affrontare spese e preoccupazioni. Ma ho dato il massimo, reinventandomi e sperimentando tanti progetti. Ho cercato di rispettare il prossimo, mi sono dedicata ad hobby e passatempi sani e costruttivi, soprattutto insieme al gruppo parrocchiale di cui faccio parte. Abbiamo ideato spettacoli e musical che non solo ci hanno fatto divertire, ma ci hanno anche uniti dal punto di vista umano. Un'amicizia preziosa. Ho anche fatto un po' di volontariato e beneficenza, quel poco che sono riuscita a fare mi ha comunque portato tanta gioia. Certo, è facile elencare le cose belle fatte quest'anno, le buone azioni distribuite in 365 giorni e lette tutte insieme in una lettera fanno apparire tutto più roseo. In 12 mesi la mia arroganza a volte ha preso il sopravvento e mi ha portato a litigare con i miei genitori, mancandogli di rispetto e soprattutto portandomi a chiedere scusa sempre un po' tardi. Quest'anno è stato difficile, a tratti poco sereno, ma ogni difficoltà mi ha resa più forte, ogni errore è stato per me motivo di miglioramento. Ma passiamo alle cose serie, caro Babbo Natale. Ormai ho 26 anni, non ti chiedo giocattoli, ma qualcosa che mi entusiasma e mi appassiona allo stesso modo. Libri. Ecco quelli che vorrei tanto tu potessi regalarmi. Neri Pozza, la mia casa editrice preferita, ha pubblicato diversi libri che guardo con bramosia sui social. Primo fra tutti, L'estate prima della guerra, di Helen Simonson. Altro libro della stessa casa editrice è La vita degli altri, di Neil Mukherjee. Un libro che si prospetta profondo, crudele e soprattutto vero. Mi piacerebbe ricevere i tre libri di J.K. Rowling che mi mancano, legati alla saga di Harry Potter. Il Quidditch attraverso i secoli, Gli animali fantastici, dove trovarli, e Le fiabe di Beda il Bardo. Infine vorrei ricevere Il predicatore di Camilla Läckberg, il secondo volume di gialli scritti dall'autrice svedese che ha come protagonisti Erika e Patrick. La mia lista termina qui, non è lunga, ma capirai che con una libreria i piccoli desideri riesco ad esaudirli giorno per giorno. Spero che ascolterai le mie richieste e che tu possa soddisfarle. Ti auguro buon lavoro in questo mese per te così frenetico e aspetto con ansia il tuo arrivo la notte di Natale. Come ogni anno, un biscotto ed un bicchiere di latte saranno lì ad aspettarti per rifocillarti e darti nuova carica. Il mondo è grande e quella notte è tutto nelle tue mani. Con affetto, Martina.